Fondamentalmente questo è un ex capannone, un ex fabbrica OM, officine meccaniche, quindi il nome ci siamo ispirati un po' anche a quello. Il nome OM, ecco, riprende anche per l'appunto OM, officine meccaniche, e abbiamo voluto aggiungere anche, come dire, il senso di comunità e di collaborazione che vorremmo ci fosse in un posto così. È il secondo anno che apriamo questo posto. L'anno scorso, più o meno sempre lo stesso periodo dell'anno, quindi agosto-settembre. Agosto-settembre perché noi qui, come l'anno scorso, anche quest'anno prepariamo le opere d'arte e gli allestimenti che poi andranno in esposizione al Festival Smart Cityness, che c'è insomma il 16-17 settembre al Ghetto degli Ebrei di Cagliari. Un'attività del genere la facciamo per varie motivazioni. La facciamo perché noi dell'Urban Center spingiamo sin dalla nascita dell'associazione l'arte come volano di sviluppo. Abbiamo fatto progetti nel tessuto urbano, abbiamo fatto nella Galleria del Sale, progetti a Santa Teresa, Smurusu, abbiamo organizzato delle mostre nei nostri spazi ad Artaruga, e quindi noi crediamo molto nell'arte e negli artisti, e nel potere che l'arte e gli artisti hanno e che dal nostro punto di vista devono dare sfogo a questa loro capacità. Quindi questo posto nasce un pochettino, o meglio, non il posto, quanto il format, quindi il modello nel quale tanti artisti, artigiani si incontrano nello stesso luogo e lavorano fianco a fianco, partendo da una filosofia quasi del co-working. Noi non facciamo qui lavori d'ufficio, questo è chiaro, però diciamo che vorremmo che ci fosse proprio quel senso in cui nascono idee, ci si confronta, ci si aiuta per arrivare poi alla fine a un fine comune, magari, che in questo caso per l'appunto è la grande esposizione che facciamo al Festival Smart Cities. Appuntamento a Smart Cityness, ma appuntamento anche, speriamo, all'anno prossimo, perché ovviamente speriamo che questo modello e questo posto siano operativi anche l'anno prossimo.